già, ragazzi, e questa maglietta a tema dice già tutto quanto. Ciao a tutti, ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati sul canale, ben ritrovati su un nuovo video bomba su una statua a dir poco meravigliosa. Ragazzi, prima di iniziare, io vi lascio qui sopra la playlist dove potete trovare tutte le statue che finora ho portato sul canale. Vi consiglio di darci un'occhiata perché sono veramente una più bella dell'altra. Poi, prima di iniziare il video, ci tengo veramente a ringraziare, come sempre, come l'altra volta, il mio amico Luca, che mi ha dato la possibilità di andarlo a trovare e andare a aprire questa statua a dir poco meravigliosa. E poi, ovviamente, concedetemi anche di ringraziare il nostro Emanuele, sempre l'aiuto regista che mi segue, e ovviamente anche Tizio, che è la nostra manovalanza, la mano forte che ci serve per incollarci le scatole di qua e di là. Quindi veramente grazie a tutti loro che mi supportano sempre. Dopodiché, prima di iniziare questo video, io come al solito vi devo lasciare un grosso pollice in su e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Andremo ad aprire oggi questo Darth Vader a dir poco eccezionale, ragazzotti, addirittura 1 a 3. Peraltro 1 a 3 è la prima statua che porto sul canale, perché solitamente io sono abituato a collezionare di più le statue in scala 1 a 4. Questa sarà veramente gigantissima, ma ricchissima di dettagli, una cosa davvero fenomenale. Quindi, bando alle ciance, adesso andiamo a vedere innanzitutto una piccola introduzione al personaggio, semmai ce ne fosse bisogno. Dopodiché, via con l'unboxing e andiamo a guardare ogni più piccolo dettaglio di questa statua veramente meravigliosa. Andiamo! Darth Vader, il cui vero nome è Anakin Skywalker, è un personaggio immaginario dell'universo di Star Wars, protagonista della seconda trilogia, in cui si spiega come da giovane e promettente Jedi venga sedotto dal lato oscuro, e invece uno degli antagonisti principali della vecchia trilogia. L'American Film Institute lo ha dichiarato come il terzo più grande cattivo della storia del cinema. Allora, ragazzi, eccoci qui. Abbiamo come al solito rimesso al lavoro il nostro Luca e il nostro Tiziano. Rieccoci. Allora, iniziamo a vedere tutti i pezzi. La base ti sembra una sorta di navicella, morte nera, sì, barra. Deve essere la sua, insomma, sicuramente. la stanza sua di Darth Vader. Qua abbiamo anche i Sicuramente. dettagli. Qui Poi... abbiamo innanzitutto le targhe, come si Sì, chiamano? le Sì, targhe Darth Vader, a e disposizione. ovviamente dal film L'impero colpisce ancora. Spettacolo. Poi abbiamo Esattamente. le istruzioni, Del il montaggio. limitatore per poter accendere la spada. Poi, ragazzi, qua abbiamo una cosa spettacolare. Allora, fermiamoci un attimo perché Qua si abbiamo. passano Allora, parte di il belli, volto. Innanzitutto c'era una polverina bianca che non so dove è finita, che adesso dovrebbe arrivare. Eccola qua. Praticamente, ragazzi, questa polvere serve da spennellare sulla pelle, perché dice cosa diciamo? Che non è resina, No. è una sorta di silicone, cioè è morbido. Anche le orecchie. Quindi è spettacolare, bisognava passargli quella polverina bianca per fare un po' più l'effetto pelle, no? Perché qui Esattamente, questo sarebbe ce dalla l'ha un parte effetto sopra, un po' insomma, sì. gomma. Poi la cosa spettacolare è che l'elmo si va a comporre, quindi abbiamo la seconda Esattamente. parte. Guardate che spettacolo con Qua. tutti i circuiti sopra, bellissima. Lo sposto anche all'interno perché ci sono anche all'interno il visore del Vader. Uno spettacolo vero. Fatto E benissimo. poi l'elmo finale, Esatto, la vorrebbe la parte sopra, il caschetto. casco. Andiamo Eccolo, da qua. dietro anche qui e poi andiamo da sotto e torniamo alla base. Esattamente. Ecco Poi qua. abbiamo il braccio destro che impugna la spada laser. Guanto in plastica e la spada laser, questa ricordiamo che tu ce l'hai questa qua, l'evoluzione 1 a Esatto. 1 Sì. ed è fedelissima, ragazzi, perché ha proprio anche i cavi che escono fuori e questa parte di metallo che si muove, che è l'impugnatura, no? Esatto, Si chiama è il quello gancio per che va agganciarlo alla cintura, sì. esattamente alla cintura. Ok, poi abbiamo il mantello che, come dicevamo con Tizio, potrebbe essere un mantello da viaggio anche Questo fino sì, a questo è il mantello di Frodo in realtà, voi non lo sapete, ma è così. Gigantesco. Allora, qua c'è anche un dettaglio che vi faccio vedere, che è il rivestimento in pelle qua sopra e la La catenella. catenella per chiuderlo poi attorno al Vader. Diverso l'interno dall'esterno, questo è un po' che è sporco per, Un po' diciamo, di la scala, polvere, la diciamo, scala. sì. Esattamente, c'è il filo di ferro qui dentro per modellarlo poi e andare a scegliere l'effetto vento Esatto, che vogliamo. E poi ovviamente qua abbiamo il corpo. Eccolo Corpo qua, ragazzi, centrale, spettacolare, tutto in pelle. Qui potete vedere i pantaloni sono completamente in tessuto, pelle.
Spettacolari stivali, sono super lucidi. Esattamente, dettaglio anche di distacco fra stivale della pelle qui e la parte, diciamo, placcata, no? Armatura. Esatto. Questo è il tessuto. Di tutti e di più. Tutti i nitastini, tastini e pastucci, non cliccabili, ma sono... Io direi di non perderci ancora troppo in chiacchiere, montiamolo. Vai, con la moto. Allora, siamo alla vestizione, quindi andiamo a montare l'elmo. L'operazione è un po' quasi chirurgica. Dice, stare molto attenti alle orecchie, spiega le istruzioni. Si dice che la maschera si allinea all'elmo e poi sentire un piccolo click, ecco, una volta che l'hai agganciato. Abbiamo sentito. È entrato, perfetto. Okay. Guarda che spettacolo. E poi in verticale ci va quest'altro, partendo da sopra, dice l'istruzione, dice di fare così. Ma si aggancia? Eccoci dunque qui di fronte a voi, avete Darth Vader Cinema Cat by Toynami, una statua alta 74 cm, larga 71 cm considerando tutta la spada, una profondità di 39 cm per una limited edition di soli 1000 pezzi al mondo, scala come detto prima 1:3. Ok, perfetto, eccoci qui, l'abbiamo assemblato. Come sempre partiamo dalla base. Tizio, questa già prima, molto bella, scritta Darth Vader e l'impero colpisce ancora. Sembra quasi calamitato, ma in realtà non lo è. Si va ad aderire perfettamente con la base. Poi ci alziamo. Allora, sì. Qua i dettaglietti ne abbiamo già parlato prima, del fatto di questo spettacolare lucido sullo stivale, spettacolare. Sì. Poi andiamo a salire, abbiamo ovviamente la doppia tonaca, quindi abbiamo sia qui in tela, sia il mantello. Regolabile. Allora, qui tizio abbiamo trovato un piccolissimo difetto. Esattamente. In quanto si è scollata praticamente la punta della spada. Eccola qua, vedere, praticamente quello che c'è all'interno, il fascio di luce, il LED, diciamo, interno, sì. Esattamente. Va a spingere contro la plastica esterna e prende la scollata nel tempo. Sì. Credo che si possa arrivare in qualche modo giocandoci un po', ma adesso di base non c'è. Sì, abbiamo questo piccolo errore. Poi abbiamo qua gli strumenti che c'ha nel petto, sono bellissimi. E si illuminano. Lo vedremo dopo. Qua abbiamo anche effetti sonori, peraltro. Sì, non solo di luce. Da vedere. Bella la cinta. Qua penso che uscirà il suono qui perché vedo delle scanalature. Probabilmente sì. Poi abbiamo l'elmo che, come abbiamo riscontrato, tizio, non si fissa. Cioè no. È soltanto appoggiato il casco. Esattamente, lo puoi appoggiare. Molto bello perché poi dalla parte dietro si vede anche la testa. Esattamente, quei dettagli che abbiamo visto prima in pratica. Perfetto. Questo appoggiato si poggia in questo modo, vai a farlo combaciare con la linea del naso. Ecco fatto, ci siamo, dovrebbe essere dritto, non sbaglio. Okay. Poi mano sinistra. Anche questa a pugno chiuso, plasticosa, molto figa. Sì, plastica. Qui non c'è la pelle che abbiamo trovato sulle gambe, c'è qui sulla maglietta. Là. Poi il mantello, tizio, abbiamo fatto un piccolo lavoro, non ci abbiamo perso neanche troppo tempo. C'è tutto l'anima di ferro sulla base del mantello, però è andato bene. Sì, è così con due mosse. Sì, sì, abbiamo reso questa parte un po' ondulata, diciamo. Cosa che invece abbiamo messo un botto con Thor, ricorderai? Abbiamo messo tantissimo. Cioè, bellissimo, ovviamente come abbiamo già ricordato è una scala 1:3, quindi una bella bestiola. E siamo pronti a accenderlo, quindi accendiamolo e sentiamolo. Eccoci qui, l'abbiamo acceso. Allora, come vi dicevamo, si accendono ovviamente sia le luci della cinta, sia quelle del petto. Peccato, qua io lo devo dire che non lampeggiano, mi sarebbe piaciuto che lampeggiassero. Per esempio, so che addirittura il Prime One, se non sbaglio, hanno replicato esattamente il modo in cui lampeggiavano. Quindi, Immaginavo. Qui abbiamo la spada, molto figa. Sì. Guarda che bella. E poi la chicchetta. Ragazzotti, qui sotto, come potete vedere, sono questi sei pulsantini. Uno dei quali, quello centrale a sinistra, accende... E questo, e vabbè, questo ovviamente vale l'acquisto del pezzo. Io sono tuo padre e ovviamente il suono. Poi proseguiamo, un classico, diciamo. E qui insieme possiamo governare la galassia come padre e figlio. Okay. Poi questo, ragazzi, è uno dei miei preferiti, il prossimo. Ecco, vai. Pronti? E dunque, ragazzotti, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, ragazzotti, lasciate un grossissimo, gigantissimo pollice in su
Non si sa mai ci dovesse arrabbiare Lord Vader. Lasciamo questo bel pollicione. Qui da Visio è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.